A Morgé piacciono le famiglie e i bambini, così come a bambini e famiglie piace Morgé. Perché a Morgé le strutture e le attività proposte sono a misura di bambino. Un'attenzione al turismo sostenibile, slow, familiare, inclusivo, ormai radicata nel paese, che nel 2012 ha aperto la prima pista di barefooting in Valle d'Aosta. Un tracciato di 600 metri da effettuare a piedi nudi, per vivere l'esperienza sensoriale del contatto con materiali e superfici diversi. Un'esperienza inclusiva che possono sperimentare anche le persone ipovedenti e cieche. Le famiglie trovano a Morgé due ampi parchi gioco appena rinnovati, nel capoluogo accanto alle scuole e nella pineta della frazione La Ruine. Hanno aree adatte ai bambini piccoli e a quelli più grandi, e vi sono giochi da effettuare singolarmente oppure in gruppo. Gli skater possono esercitare la loro passione nello skate park collocato nell'area sportiva. Le famiglie possono godere anche del Parco della Lettura. Situato lungo la Dora Baltea, è il primo del suo genere in Italia. Oltre a offrire angoli silenziosi per immergersi nella lettura, nel parco si gioca con le parole grazie a installazioni innovative ideate dalla Fondazione Sapegno, con le quali ci si diverte e contemporaneamente si arricchisce il lessico. Ci sono il labirinto, il ruscello, il treno, accessibile anche a bambini con disabilità motorie, e una casa sull'albero. Le esperienze proposte grazie all'utilizzo di appositi pannelli in braille e di numerosi contenuti audio e video sono il frutto di una progettazione attenta, volta a favorire la massima accessibilità anche ai non vedenti. I contenuti dei giochi si rinnovano due volte l'anno, il 23 aprile e a fine luglio, per favorire il turismo didattico. In questo modo, scolareschi e famiglie possono conoscere un classico della letteratura per ragazzi sempre diverso. Nel Parco della Lettura si svolgono anche gli appuntamenti di lettura per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni e animati in estate con cadenza settimanale dai volontari del progetto Nati per Leggere. Appuntamenti che si spostano nei mesi più freddi nella Biblioteca Comprensoriale Regionale, che offre una ricchissima selezione di libri per bambini e angoli dedicati ai più piccoli. Con la lettura sono collegati anche tanti altri appuntamenti che a Morgé sono organizzati grazie alla collaborazione con la Fondazione Natalino Sapegno. Letture musicate, laboratori a tema, staffette di lettura e presentazioni di libri hanno tutti la stessa funzione: offrire un momento di intrattenimento che possa catturare l'attenzione dei grandi e dei piccoli e favorire la complicità all'interno dei nuclei familiari. Opportunità offerta anche dal Bibliomuseo del Fumetto e dall'appuntamento annuale con la manifestazione Una Morgé per giocare.